Ciao amici Revotech a tutti, oggi facciamo un unboxing a sorpresa di questo device che è l'Honor Watch ES. A tal proposito ringraziamo Stefano per avercelo prestato. Lo andiamo a spacchettare perché ha tantissime funzioni e siccome siamo sotto Natale questo potrebbe essere veramente un regalo azzeccato perché è completo dal punto di vista del fitness ed è un prodotto di alta qualità, anche se non è un vero e proprio smartwatch. Ma subito dopo la sigla lo spacchettiamo. Ragazzi, ricordatevi di iscrivervi al nostro blog ceotech.it dove trovate le nostre recensioni scritte, tutte le curiosità e le news del sito. È davvero ben fatto. Adesso è in fase di implementazione di nuove funzioni, perciò potrebbero esserci dei problemi a livello di navigazione, ma stiamo lavorando, come si dice, per voi. Questo è un device molto molto interessante. Andiamo ad aprirlo e a vedere una prima panoramica per provare a scoprire come è fatto. Ci togliamo il nostro Oppo Watch, mio fedelissimo compagno inseparabile, e andiamo a spacchettare il nostro Watch ES, che sembra quasi esteticamente una via di mezzo fra una smart band e appunto uno smartwatch. Eccolo qui. Andiamo ad accenderlo subito, sperando che ci sia un po' di batteria. Display molto molto definito, abbiamo un AMOLED da 1,64 pollici True Color 456x280 pixel e 326 ppi con un sacco di quadranti personalizzati. Andiamo subito a selezionare la nostra lingua e poi dovremo andarlo ad abbinare subito con la nostra app, quindi tra poco ci aggiorniamo per l'associazione. Intanto però lo mettiamo al polso. Cinturino in plastica, ovviamente intercambiabili, cassa in plastica e display ampio rettangolare che si allunga abbastanza, non è il classico rettangolare che abbiamo visto sul GTS2 di cui abbiamo appena fatto una recensione, ma è un po' più piccolo e stretto, molto molto piccolo e soprattutto comodo, sembra di non averlo al polso. Andiamo subito ad associare la sua app. Bene, mentre finisce di scaricare l'app, in confezione che abbiamo svuotato abbiamo i manualini, garanzia e ovviamente istruzioni anche in lingua italiana con il suo caricatorino magnetico classico con i vari pin che vanno attaccati sul retro dell'orologio. Ecco qui. Adesso andiamo ad abbinare l'orologio in 2 secondi. Questa è l'app che sta installando e la andiamo ad aprire. Bisognerà loggarsi con qualche tipo di account o crearne uno nuovo. Avanti, accetta, accedi via SMS che è la cosa più veloce, ottieni codice, adesso vi arriverà un codice che dovrete inserire nel momento in cui farete il login. Bene, siamo riusciti a installare l'app proprietaria di Huawei, Huawei Health. Vi chiederà un codice di verifica, nel caso in cui entriate col vostro numero di telefono vi arriverà un codice via SMS che dovrete validare entro 10 minuti e poi vi chiederà anche la conferma di una mail che avete associato a un account precedente, altrimenti non vi fa utilizzare l'app, quindi è abbastanza problematica l'avvio, ma dopo va tutto liscio. Adesso andiamo ad abbinare il nostro orologio, dispositivo, aggiungi. Sta aggiornando la lista dei dispositivi disponibili, sperando che me li dia tutti. Questo è il Huawei Fit Honor Watch S, che è praticamente identico. Eccolo qua, ragazzi. Associamolo, trovato. Adesso lui lo aggiunge. Bisogna dare l'ok sull'orologio e lo abbiamo associato. Dovete attivare l'app dando tutti i permessi. Poi dovete abilitare le notifiche che vi interessano di più dalla lista qua sotto. Poi date tutti i permessi
e potete andare a scegliere le watch face, che ce ne sono tantissime, e su ogni watch face ci sono degli aggiornamenti che poi dovrete scaricare. Questa è quella uguale al Huawei Fit, installandola lui la scarica e la va a mettere direttamente qua. Adesso me lo sfilo dal polso così riusciamo a vederlo meglio. Questa è la watch face principale. Ce ne sono di davvero belline. Tipo questa, molto carina. O questa. Comunque abbiamo una batteria agli ioni di litio e uno spessore del device di 10,7 mm e una cornice da 30 mm. La casa madre dichiara una durata della batteria fino a 10 giorni, vedremo, perché l'abbiamo appena spacchettato e dovremo provarlo nel quotidiano. Il peso è di soli 21 grammi, si avvicina molto al peso del GTS 2 che pesava 25. Abbiamo ben 92 modalità di allenamento e 12 preconfigurati che vengono riconosciuti automaticamente dal device. Battito cardiaco 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Abbiamo anche il monitor dello stress e anche del ciclo mestruale. Ecco, adesso abbiamo installato la watch face che abbiamo scaricato direttamente dall'app ed è molto bella. Guardate che definizione che ha questo display. Anche gli angoli di visione che sono a dir poco perfetti. In base anche a come andiamo a schiacciare sul display cambiano colore. Guardate che forte. Poi c'è il controllo della musica. Tutti i vari controlli in tempo reale, battito cardiaco e ricordiamo che misura anche lo stress e il livello di ossigeno nel sangue. Swipe verso l'alto per le notifiche, poi ci saranno anche dei toggle rapidi, vedete, toggle rapidi, swipe verso il basso con il tasto impostazioni. È molto fluido a livello di touch, non ha impuntamenti. Ovviamente dovrete tenere l'app proprietaria in background attiva, bloccata, altrimenti rischierete che le notifiche si addormenteranno un po'. Ci sono poi tante impostazioni anche a livello dell'app sua, quindi dovremmo smanettarci bene, andiamo a vedere se ci sono degli aggiornamenti firmware e c'è già un aggiornamento. Dice aggiornamento, risolve alcuni problemi noti, migliora le prestazioni della stabilità del sistema, previsioni del tempo ottimizzate. Ottimizzata la vibrazione del motorino per le notifiche. È un minor update visto che sono solo 11 mega di aggiornamento. Lo andiamo ad applicare subito. Fatto. Adesso lo installa. Cominceremo a provarlo. Ecco qua che si aggiorna direttamente sull'orologio. Ecco. Comunque, applicheremo questo aggiornamento. Vedremo se ci sono delle migliorie, se ci sono delle modifiche rispetto a quello che abbiamo visto in questi pochi minuti. E cominciamo a provarlo per voi e vi faremo una recensione completa. Ragazzi, vi ricordo che questo dispositivo Honor Watch S, che è uguale al Huawei Fit, tanto per intenderci, è identico, lo trovate adesso sul sito ufficiale a 79 euro in super offerta oppure a 89 su Amazon. Metteremo i link in descrizione. Ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete like, è importante. Ogni 1500 like avrete delle grosse sorprese. Quindi supportateci, perché la rivoluzione comincia da voi. Salutiamo gli amici di Malati di Smartphone, iscrivetevi al loro gruppo Telegram, iscrivetevi anche a Rebotech Group. Un saluto da Pasqui e Rebotech a tutti. I can see my own silhouette. I'm getting stronger.